Lanciare ufficialmente il patto dei sindaci per il clima e l'energia è l'obiettivo del forum in programma Urbino il 24 maggio presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi con l'assistenza tecnica di SVIM. La regione vuole investire nel ruolo strategico degli enti locali per lo sviluppo sostenibile del territorio marchigiano, incoraggiando tutti i comuni ad aderire al patto, ha sottolineato l'assessora all'energia e politiche comunitarie Manuela Bora. Il direttore generale della Regione Abruzzo, Cristina Gerardis, assumerà il prestigioso incarico di capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Agricoltura. Gerardis è stata scelta direttamente dal ministro Maurizio Martina sulla scorta di un brillante curriculum e anche del lavoro svolto alla Regione. È stato ritrovato a circa 150 metri dal luogo del delitto, sul lato destro della strada Chiara Vallese, il grosso coltello da cucina con l'impugnatura di metallo con cui Valerio Andreucci, 23 anni, avrebbe ucciso ieri mattina il veterinario Lindo Pinciaroli, 54 anni. L'indagato è stato portato nel carcere di Montacuto. Arnesi da scasso in auto, i carabinieri di Montesilvano hanno denunciato due giovani, un italiano e un albanese. I militari, insospettiti dai movimenti dell'auto, l'hanno fermata e perquisita. La San Benedettese è uscita a testa alta dal primo confronto di playoff contro la corazzata Lecce, una gara di cui andare fieri per impegno, coraggio e tenacia espressa soprattutto con gli esterni che hanno spesso messo in difficoltà il Lecce e con Mancuso che, nonostante il rigore fallito, ha dimostrato classe nel saper sfruttare l'occasione del primo gol ed è sempre stato una spina nel fianco dei salentini. Arrigo Sacchi a Chieti per ritirare un riconoscimento nell'ambito del 15° premio Prisco. Ha fatto i complimenti al tecnico boemo del Pescara, fresco 70enne, prossimo a guidare i biancazzurri abruzzesi anche nel prossimo torneo di Serie B dopo una amara retrocessione. Zeman, ha detto l'ex tecnico del Milan e ex CT azzurro Sacchi, ha dato molto al calcio, non sempre è stato compreso, non sempre ha avuto fortuna, a volte avrà commesso anche degli errori, come tutti quanti noi.